Nello scorso episodio, di cui trovate il link in descrizione, avevo detto di quanto io fossi sfigato alle medie e come in terza media la mia situazione migliorò grazie a una ragazza da cui andavo a casa di nascosto per fare le kiss. Ve lo racconto in questo video. Allora, intanto vi racconto un po' l'ambientazione del tutto, giusto per ambientarvi. Ero in terza media e diciamo che io non ero interessato alla bagiolla minimamente, se non a questa ragazza qua, a cui andavo un po' dietro da, diciamo, 2 anni, possiamo dire, perché comunque, diciamo, tutto il resto non mi interessava, mi interessava solo lei, che non mi cagava di striscio, chiaramente. Come la conoscevo lei? Diciamo in 2 modi. Il primo era gli scout. Sì, facevo il mangiapigne. In pratica andavo a scout, ma ci andavo anche per divertimento, voglio dire, ma soprattutto per stare un po' con lei, per parlare un po' con lei, per provarci un po' con lei. E soprattutto il secondo metodo, quello più importante, andavo in chiesa la domenica solo per stare con lei, perché immagino che tutti vadano in chiesa la domenica solo per provarci con una tipa. Beh, io lo facevo, ok? Dio non mi ha mai punito per questo, quindi a quanto pare mi supportava, come un creatore nello shop. Yes! Al che, a forza di andare a scout e andare in chiesa la domenica solo per vedersi, chiaramente l'obiettivo di un maschio stupidotto quando è alle medie è quello di pensare: cavolo, se me la rendo mia amica, prima o poi deciderà che possiamo stare insieme. Se diventiamo super amici, prima o poi staremo anche insieme. Nulla di più sbagliato. E sappiatelo, è sbagliatissimo. Se pensate questo, vi sbagliate di grosso. Non dovete assolutamente rendervi una tipa super amica per starci insieme in seguito, perché non funzionerà mai. Però io questo non lo sapevo al tempo, e chiaramente cosa potevo fare se non chiaramente pensarlo e farlo? Perché chiaramente dopo un po' diventammo migliori amici. E fu fantastico, perché lei iniziò ad invitarmi a casa sua per darci dentro di brutto, o ti starete pensando voi? E invece no, principalmente per fare i compiti. Dopo la scuola, allora, praticamente io finivo scuola all'1 e anche lei. La scuola sua era attaccata a casa sua, praticamente, quindi lei arrivava subito. Io invece, alla velocità della luce, perché dovevo pedalare dal centro fino in periferia, dovevo assolutamente pedalare quanto più veloce possibile per arrivare a casa sua. Anche perché alle 3:30 sua sorella finiva scuola, e quindi io dovevo assolutamente essere già via, perché nessuno poteva sapere che io andavo lì da lei. Era una cosa nascosta, una cosa segreta. Quindi ogni volta che finivo scuola, prendevo la mia bici, pedalavo come un forsennato, che tipo veramente Usain Bolt, spostati quando corri, e arrivavo a casa sua. Lei ormai aveva fatto da mangiare, lei, devo dirvi che faceva cose un po' strane. Cioè, avete mai mangiato un hot dog separatamente dal wurstel? Tipo il pane da una parte e il wurstel dall'altro? Ecco, lei lo faceva. Cioè, non proprio l'hot dog, nel senso, lei mangiava la pizza ma coi condimenti a parte. Quindi lei si faceva tipo la margherita e mangiava tutti i condimenti a parte. Faceva tipo una forchettata di questo, una forchettata di quello, una forchettata di questo, una forchettata di quello. E io ero là tipo: ma che cosa? Al che, dopo aver mangiato la nostra pizza con i condimenti, iniziava la parte quella interessante, insomma, quella molto interessante. Andarono a chiamare un altro elefante. Sto più in lobby che in partite, diamine. Ci adagiavamo sul suo divano e iniziavamo a guardare qualsiasi tipo di film, ma proprio qualsiasi. Di solito lo sceglieva lei, a me non me ne fregava un cavolo, anche perché io guardavo lei, non il film. E molto spesso lei si sedeva sulle mie gambe, facendomi venire un durello di quelli da paura assurdi, e chiaramente io a disagissimo, e lei lo sentiva benissimo quello lì. Cioè, non gliene fregava niente, anzi stava lì e si divertiva apposta. Cioè, lei lo sapeva benissimo e quindi si divertiva apposta a farlo. Che zoccolina. Comunque, stavo dicendo che molto spesso, tra l'altro, lei iniziava a fare battute a riferimento un po', diciamo, spinto, ecco. Come posso dirvi? Non facciamo andare questo video fuori dai family friendly, va. Che poi il durello durava tutto il tempo e quindi io ci avevo male dopo che andavo via da lei, che non avete idea. Cosa faceva Octavian una volta tornato a casa? Scrivilo nei commenti. E stavamo lì e lei magari iniziava un po' a toccare qui e lì, eccetera, eccetera. Che poi io veramente potevo stralimonarla, ma proprio stratanto, perché mi lanciava segnali dalla mattina alla sera della serie: ehi, limonami!
però io non li capivo mai. E ah, per carità, adesso non è che se io vi racconto qualcosa allora voi la prossima tizia che vi sembra che vi dia dei segnali andate a limonarla, tenete il ciccio a bada, a me non interessa dove andate a infilare, in che buco andate a infilare le vostre robe, però sia chiaro, io non mi assumo le responsabilità di niente. Maledetti voi, che so che adesso sareste andati subito. Yes! Yes! Raga, diamine, non male per essere una partita che gioco così a caso senza neanche impegnarmi troppo senza cuffie. Niente male, vecchi, niente male. Ora muoio sicuro. Io mi ricordo che tra l'altro lei si cambiava i vestiti davanti a me, chiaramente, non del tutto, cioè tipo fino ai reggiseni mutande tranquillamente. Cioè, io ero veramente allibito e poi ero veramente euforico. Ma proprio tranquilla, cioè senza il minimo problema si cambiava tranquillamente i vestiti davanti a me e faceva di tutto, io non, cioè non ho mai fatto niente, niente ma proprio di niente, me ne stavo buono buono. Poi di tanto in tanto, no, sapete che le ragazze cercano di farvi stare un po' gelosi, allora vi dicono, sai perché quel tipo è un po' figo, eccetera eccetera. Io ero là tipo, sì, secondo me staresti strabene insieme. Signori, la partita da diventare giocosa e scherzosa è diventata una partita piuttosto seria. Il che è una cosa brutta, proprio perché dovrò abbandonarla. Che diamine, che spavento. Signori, Zigzag Elf mi ha fregato. Comunque, sta di fatto che io ero là che tipo volevo fare di tutto, che poi a volte mentre erano stesi magari io in qualche sintomo di coraggio enorme tipo iniziavo a fare così sulla maglietta, sul collo eccetera, e a lei andava benissimo, solo quando iniziavo a scendere un po' troppo allora magari mi fermava, però voglio dire, cioè lei ci stava, l'unico che era stupido ero io. Però se vi interessa vi racconterò di come poi ci siamo messi insieme. Cosa assurda, neanche lui ci crede, infatti non l'avrei mai detto. Guardatelo, ride di me. Però alla fine è stato così. Ma quando arrivavano le 3:30 io dovevo stra scappare. Lei era stra triste che io dovessi andarmene. Ma doveva arrivare sua sorella e io nessuno doveva sapere che io ero lì. E quindi mi faceva andare via a malincuore. Beh, questo è tutto.